E rieccoci allora, caro Mirko, facciamo sentire intanto i gol della Juventus. Dai, fatemi sentire come abbiamo dominato contro il Napoli, vai, sintesi, i gol da Sky. A battere De Santis. Erano i gol di Caceres e Pogba, raccontati da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Vediamo se recuperiamo anche, dai, il racconto dei gol della partita di Genoa-Roma, che hanno esaltato tanto i tifosi giallorossi. Ce li abbiamo, Mirko? Ce li abbiamo? Tra un attimo ce li abbiamo, facciamo sentire un po' di adrenalina giallorossa a chi ci ascolta. Vai, Mirko! Parte il cross basso, Borriello con il tocco all'indietro, Kuzka! Gol fantastico di Kuzka, che porta in vantaggio il Genoa! Jorquera allarga per Marco Borriello, posizione regolare, Borriello cerca Jankovic, la traversa e poi Jankovic ancora per il gol del 2-0, il raddoppio del Genoa al 15esimo. Ancora Totti, possibilità per lui, Totti, Francesco Totti per il gol del 2-1 della Roma, rimette in partita i giallorossi. Piris cerca il tocco per Totti, che di prima serve Piris, ancora lascia partire il cross, Osvaldo, il pareggio della Roma, Osvaldo, quarto gol in quattro partite. Occhio al cross di Florenzi, pallone nel mucchio, colpo di testa a rete, Osvaldo, ancora Pablo Daniel Osvaldo per il gol del 3-2, la doppietta dell'italo argentino. Genoa che vuole ripartire, la pressione di Pjanic, Totti prova con un gioco di prestigio a servire Pjanic, Lamela, sinistro di Harik Lamela, 4-2, assegna anche l'argentino, terzo gol in campionato per lui. E allora, questi erano i gol di Genoa-Roma, quelli che hanno fatto dire ai romanisti è scudo. Ci confrontiamo con il nostro interlocutore principe del lunedì, il collaboratore del Messaggero e dell'Espresso, ma soprattutto zemaniano convinto, Marco Esposito. Buongiorno. Buongiorno Mario, è fatta, è scudo. È scudo, sì, ma sicuramente va a finire così, come no. Devo dire che quando dove ho visto... Dove andiamo dominiamo. Ecco, sì, a Cagliari e a Genoa, diciamo. E a Milano. E devo dire che quando ho visto il secondo gol subito da Roma, con la difesa piazzata a presepio, diciamo proprio quelle belle, hai le belle statuine, ho detto, qui ci divertiamo tanto lunedì mattina. Invece, guarda un po', Non te lo saresti mai aspettato. No, non me lo sarei veramente. Devo dire che ero pronto proprio a... Il secondo gol è impressionante, però, dal punto di vista... Il secondo gol del Genoa è impressionante. Dal punto anche di il primo, voglio dire. No, sì, il primo pure. Ma il secondo proprio col tutto col rimbalzo e la difesa sempre ferma che guardava quello. Poi che invece succedeva. La Roma non ha più sofferto. Il Genoa non ha più tirato in porta. Perché ha messo la trazione anteriore, diciamoci la verità, insomma. No, perché a un certo punto è uscito anche l'orgoglio di questi ragazzi. Fortuna anche. Diciamo. Per fortuna, perché altrimenti si metteva grigia. Ha cominciato per a giocare anche Daniele De Rossi, non so se si è notato a un certo punto. Ah, è vero, ha giocato pure benino Daniele. Ha giocato bene, ha cominciato a buttarsi in area di rigore, ha cominciato a rincorrere gli avversari palla su palla e secondo me settimana prossima torna al suo ruolo di centrale difensivo davanti alla difesa. Di centrale non difensivo, di centrale davanti alla difesa, insomma. Sì, centrale davanti alla difesa. Quello che era un buon mediano centromediano metodista, si diceva. Esatto, diciamo bello, così. Bello. Diciamo, magari non è proprio perfetto Daniele De Rossi per quel ruolo, ma secondo me in questo momento il ragazzo greco non è che stia facendo vedere queste gran cose per cui dici, sai. Chi è? Piris? No. Tacidis? Esatto, bravo. Tacidis? Belli questi. E tra l'altro bisogna fare i complimenti anche a Piris, Mario. Piris? Come facciamo? Non facciamo i complimenti a Piris? Certo, ha fatto una grande partita, Piris. Grande partita di Piris. Se ne azzecchi una su cinque vai lontano, diciamo, insomma. Diamogli anche tempo di ambientarsi. Ma sì. Ti ricordo che anche Zidane sbagliò le prime cinque partite. Ma certo, Piris come Zidane. Questo è il romanismo che piace a me. Ma come no? Piris come questa, Zidane. Il classico juventino che mette in bocca le cose che uno non ha detto. Bellissimo, Piris, certo. Ma qui mi dice Mirko Bonocore, Osvaldo, 5 partite, 5 gol. Ma vogliamo grande parlare Osvaldo del Cipolla? Dai, parliamo del Cipolla. Grande Osvaldo.
ha una media gol impressionante, diciamolo. Diciamo, una è su forte, una. Forte tecnicamente, forte fisicamente, forte caratterialmente. È il centravanti della tua nazionale italiana. Della mia nazionale italiana, addirittura. Pare di sì. Ma non è proprio nazionalissimo, insomma, lui, no? Questo non lo dovresti dire a Prandelli, però. Non si può fare, non lo regolare. Ma tutta sta cipolla, non te fa malloppo sullo stomaco? Dipende, col soffritto può succedere. Grande Buonocore, gli intarsi di Buonocore stanno diventando un classico di questa trasmissione. È la partita della svolta. È la partita della svolta. Ecco, questo adesso, il grande tema è... La Roma, adesso, con questa ventata d'ottimismo arriva dal Genoa, e diciamo, non è proprio lo squadrone che tremare il mondo fa. Ma io ricordo però... una Juventus che ha sofferto molto a Genoa. La Juventus ha sofferto molto e ha vinto in scioltezza, se non ricordo male. Abbiamo vinto con tutti, diciamo. Ha sofferto. Abbiamo vinto bene, 3-1, insomma, con grande tranquillità, diciamo. Non abbiamo dovuto soffrire più di tanto. Voglio dire, la Roma non sta male in classifica adesso, eh? Non sta male in classifica? Cioè, siete quinti? Quanto siete sì. adesso? Quinti? Sì. Quindi è buono per l'Europa League, che penso sia un buon traguardo per la Roma quest'anno. Beh, realisticamente il traguardo a quella Roma... Oddio, tra il quinto e il terzo posto la Roma, tra il sesto e il terzo posto, insomma. Qui però dobbiamo dare atto anche a questa Lazio, perché non possiamo non dare atto a questa Lazio di essere dobbiamo? Al terzo posto. Devi. Da bravo romanista devi ammettere che stai a meno 4 la Lazio. Ti segnalo un meno 8 dalla Juve, diciamo, che chiude... E la Lazio perché ha perso la partita immeritatamente, devo dire, col Genoa in casa. L'ha persa. Sì, però insomma. E comunque sta a più 4 con tutta quella sconfitta oggettivamente immeritata. C'è da dire che affrontava il Milan in casa, quindi una partita piuttosto facile. La Lazio è una squadra che ha perso con il Genoa immeritatamente. A Napoli ha perso meritatamente, ma se avesse incassato quel gol di Klose, forse la partita sarebbe stata diversa, anche perché... Il Napoli, che 3-0, mi pare. Il Napoli che alcuni radioascoltatori esaltano in questa trasmissione. A proposito, fatemi dare i numeri, se poi mi si rimprovera che non do i numeri. Allora, per intervenire, se volete farci sapere se per la Roma è scudo, o se siete un po' più moderati come romanisti, oppure magari siete juventini come me e volete far capire che il campionato è già chiuso, potete telefonare allo 06 65 79 6348, ripeto 06 65 79 6348, per intervenire in diretta. Potete poi chiamare mandare gli sms al 342 41 51 406, ripeto 342 41 51 406. Poi potete scrivere al profilo Twitter @ Mario Adinolfi, oppure interloquire con le pagine Facebook mie personali o quella pubblica, oppure con la pagina Facebook di Radio Yes, a cui vi invito ad aderire facendo semplicemente un mi piace su questa pagina di Radio Yes, la radio della città di Roma, perché è la pagina dove poi si snoda tutto il palinsesto quotidiano di Radio Yes, ricco di conduttori che interloquiscono con voi, secondo il modello, appunto, che qui a citofonare abbiamo reso, diciamo così, ormai di carattere archetipico. Ecco, bella questa parola. Paolo Casarolli ci scrive: ah, queste sono le vere preoccupazioni delle 8 del lunedì. Eh sì, e diciamoci la verità, nei bar in questo momento, sugli autos, ma di che si discute? Si discute la Roma. Allora dobbiamo parlarne un pochino qui, alla radio della città di Roma. Il lunedì ci consentiamo queste licenze, anche se poi... All'apertura abbiamo discusso anche di questioni, come si dice, più rilevanti. Però, ma cosa è più rilevante di un grande romanzo popolare che appassiona decine di milioni di italiani ogni domenica? È Panem et Circenses, come si dice? Forse sì, ma comunque è qualcosa di rilevante. Soprattutto a me interessa capire questa Roma fino a dove può arrivare. Allora, Marco Esposito me la piazza sull'Europa League, diciamoci la verità, realisticamente. Con una buona possibilità di arrivare in buona, con una possibilità di giocarsi il terzo posto, magari proprio con la Lazio, no? Terzo posto con la Lazio? E l'Inter. Guarda, ti arriva adesso proprio per te un SMS che dice: a Esposito, Zeman Pippa era e Pippa rimane, con rispetto parlando. A Esposito poi c'è scritto, nonostante il 2-4. Mi sembra che, insomma... Ti saluta Filippo, io sono convinto, sono d'accordo con Filippo, insomma. Ma guarda, non immaginavo che d'accordo. Non è cambiato nulla, secondo me, non è cambiato nulla. Però i risultati contano, Roma è quinta, cioè, voglio dire, sta là. Avresti firmato prima del campionato per il quinto posto? Al secondo posto. Avresti firmato prima del campionato per il quinto posto? A questo punto della stagione? Eh. Sì, ci sta.
forse non mi aspettavo una Lazio così in alto, però che Roma, che Juventus, Napoli e Inter potessero stare davanti alla Roma, penso fosse abbastanza scontato anche, se per certi versi, no? Addirittura scontato, eh? Beh, Juventus e Napoli li mettevo proprio davanti. Però la Roma, dai, la davi terza, diciamoci la verità. Tu gli davi la possibilità di correre tranquillamente per Champions League scudetto. Questa era l'ipotesi. No, di... scudetto no, dai, sinceramente era un po' improbabile scudetto. Però che se la si può... Ma comunque ancora se la può giocare la Champions, adesso vediamo. Però sta là, voglio dire, non è una stagione negativa. Ricordiamoci il calvario dell'anno scorso. Ma alla fine Luis Enrique ha portato la Roma a un onesto settimo posto, insomma. Fuori anche dalla Champions. Fuori anche dall'Europa League, diciamo. Forse, diciamo, nessuno si aspettava un Milan così basso. Certo, Mina in Serie B praticamente, insomma. Sì, insomma. Chi c'ha? Secondo me ieri... Ma c'ha dietro solo Palermo e Siena, il Siena penalizzato, sostanzialmente c'era solo dietro il Palermo. Peggio di lui solo il Palermo. Sto facendo tanto peggio per il Palermo. Il Palermo ha fatto 6 punti comunque. No, il Pescara c'era 7. È l'ultimo, mi pare, il Palermo. E Palermo è penultimo, il Siena c'ha 2 punti, però c'ha la penalizzazione, insomma, per cui... Va detto che Serse Cosmi una scossa al buon Siena gliel'ha data, ma io sono arrivato al GR Roma, caro Marco Esposito, per cui dobbiamo prima... Dare... Parliamo anche del TG3 della Rai. Ah, della cosa sui tifosi napoletani, vabbè, questa è una cosa incredibile. Sì, sì, ne parliamo, bravo, mi pare un'ottima idea. Parliamo con Marco Esposito di questo dopo il GR Roma, condotto... romanisticamente, diciamo così, da Flavio Grasselli. Con la stampa giallorossa, quindi? No, il GR Roma dà le notizie della capitale, poi cioè viabilità, pubblicità, poi si torna a parlare con Marco Esposito e tutti voi, se volete, ricordo il numero 06 65 79 6348, linea al GR Roma, Flavio Grasselli.